Geremia, libro del profeta Geremia, capitolo 18, un brano che conosciamo tutti quanti, il vaso che si rompe, alleluia. Vi ricordate domenica scorsa? Abbiamo parlato di un vaso che si rompe, di alabastro. Stasera, stamattina parliamo di un vaso che si guasta. Domenica scorsa era necessario che il vaso si rompesse per poter servire il Signore. Stamattina parleremo del vaso che si guasta. Gloria a Dio. Leggo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio, dice il Signore. Ecco, quello che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. A un dato momento io parlo riguardo a una nazione, riguardo a un regno, di sradicare, di abbattere, di distruggere. Ma se quella nazione contro la quale ho parlato si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male che avevo pensato di fare. In un altro momento io parlo riguardo ad una nazione, a un regno, di costruire e di piantare. Ma se quella nazione fa ciò che è male agli occhi miei, senza dare ascolto alla mia voce, io mi pento del bene di cui avevo parlato di colmarla. Fratelli, questo qui è un brano, Signore, che conosciamo, è una scrittura, un episodio che conosciamo, Signore, molto bene, e credo che tante volte abbiamo preso questo brano per, anche per ricordarcelo, per incoraggiarci, no? Come a volte si usa in determinati momenti difficili della nostra vita, a volte prendiamo dei brani, dei versetti, delle situazioni bibliche, ce le scambiamo, no? Come il Signore ha fatto il vasaio che si è rotto, e ovviamente vogliamo ringraziare il Signore per la possibilità che tante volte ci dà in determinate situazioni di ricordarci che nella scrittura c'è del balsamo, c'è della medicina, c'è della pomata, c'è qualcosa che ci aiuta, ci lenisce, ci guarisce, ci cura. Vogliamo ringraziare il Signore per tutta la Bibbia, non per una parte della Bibbia, per tutta la Bibbia, per tutta la scrittura, per tutta la sua parola. Ma stamattina insieme con voi mi sento particolarmente coinvolto in quello che leggo in questo brano. È un periodo storicamente difficile, quello di Geremia. Geremia è un profeta che ha svolto un ministero davvero difficile sotto ogni profilo spirituale, psicologico, anche forse anche fisico, sicuramente anche fisico. Vi confesso che non so come ha fatto questo profeta a reggere per tanti anni un servizio di questa portata senza mai vedere, se non attraverso le promesse del Signore, diciamo così, giornate di sole, senza mai vedere momenti
migliori. Alcuni lo hanno definito profeta del pianto, altri profeta del più periodo triste di Israele. Non lo so, io non, per me si chiama Geremia. Per me è il profeta Geremia ed è indubbiamente un profeta che è stato chiamato a svolgere un ministero o il ministero in condizioni davvero non favorevoli. E lui ha retto, sapete perché? Perché era veramente chiamato da Dio. Era veramente stato unto come profeta di Dio. Non è poco questo, eh? Si regge, ci si scoraggia, forse ci si viene anche meno, ma si regge quando l'unzione di Dio rimane sul nostro capo, quando l'unzione di Dio continua a fare la differenza nonostante tutto. Non vi voglio chiedere di leggervi il libro del profeta Geremia tutto d'un fiato, perché nessuno di noi riuscirebbe a leggerlo tutto d'un fiato. Sono, a parte la lunghezza, che sono 50 capitoli, ma le pagine sono davvero intense. Però se vi metterete nel cuore di farlo, spero che alcuni di voi abbiano questo desiderio, vi ricorderete, vedrete, appurerete che non per tutti i servi del Signore è stato semplice servire il Signore e rimanere lì dove il Signore li aveva chiamati a servire. Voglio dirvi un'altra cosa importante prima di inoltrarmi in quello che è la parte iniziale di questo messaggio. Non prendete solo le situazioni favorevoli davanti a voi come conferma da parte del piano di Dio. Alcuni di noi vengono letteralmente viziati nella crescita, pensando che quando si appianano le cose vuol dire che è il Signore che sta appianando ogni cosa. È vero, da una parte, non per tutti e non sempre così. La volontà di Dio potrebbe anche essere in mezzo alle montagne, la volontà di Dio potrebbe essere anche in mezzo a salite ripide, e non perché davanti a noi si presentano degli ostacoli, la prima cosa che dobbiamo pensare è che non è la volontà di Dio. Vi ricordo che Gesù ha detto, o meglio, ci ha equipaggiato di una piccola fede che può spostare le montagne. E quindi a volte diventa la nostra vita spirituale un combattimento. La nostra vita diventa non una resa alle situazioni, una resa nelle mani di Dio. È diverso. Noi non ci dobbiamo arrendere alle situazioni, perché se ci arrendiamo alle situazioni ci stiamo rassegnando. Se ci arrendiamo nelle mani del Signore, e allora ci stiamo preparando per una vittoria nel nome di Dio. Amen. Nel nome di Gesù. E quindi ad un certo punto la parola arriva al profeta Geremia. Dio lo invita ad alzarsi, a scendere nella casa del vasaio, perché Dio vuole parlare. Intanto mi è venuto subito un punto interrogativo immediatamente da risolvere, e che grazie a Dio che mi ha dato su questo subito intelligenza per non fermarmi troppo. La prima cosa che ho pensato, ho detto: che cosa strana, Dio gli parla lì in casa, ma perché il suo messaggio venga, tra virgolette, spianato, allargato, deve scendere in casa del vasaio? La prima cosa che mi sono chiesto: ma Dio non poteva farlo a casa? Non poteva spiegarglielo a casa? Tante volte il Signore è apparso con visioni, ha fatto vedere ai profeti, per esempio in particolare Ezechiele, no? È chiamato il profeta delle visioni. Non poteva Geremia stare a casa e ricevere una visione sul vaso, ricevere un'immagine o nel sogno stesso? E Dio non poteva parlare attraverso una visione? Perché Geremia
si deve alzare, deve scendere, deve andare in casa del vasaio, disturbare magari il vasaio, dirgli voglio vedere quello che fai. Perché tutto questo? Perché, fratelli, Dio non sta alle nostre condizioni. Se vogliamo che Dio ci parli, e credo che lo desideriamo da salvati, che Dio ci parli, dobbiamo ubbidire e dobbiamo imparare a muoverci scegliendo, o meglio, seguendo le sue condizioni, non le nostre. Non sono le nostre condizioni, i nostri desideri che faranno muovere la mano del Signore. Dobbiamo imparare ad ubbidire alle prime indicazioni che il Signore ci dà. Noi, come popolo pentecostale, no? A volte presi anche dallo zelo, presi dalla voglia, presi anche dalla passione di vedere il Signore all'opera, a volte siamo, non so se avete notato, io questo lo facevo un po' di anni fa, poi man mano crescendo nella parola, nella meditazione, nella preghiera, mi sono anche reso conto di stare un po' più attento a quello che dico al Signore, a quello che chiedo al Signore. Ma tanti anni fa anch'io spesso dettavo delle condizioni al Signore. Signore, se mi fai vedere questo, io faccio. Signore, entro questo periodo, guarda, Signore, se entro questa data, io poi ti prometto che se cambia così... No, e alla fine ci siamo resi conto, io mi sono reso conto, che Dio faceva Gennaro e Gennaro faceva Dio. Sembra che noi vogliamo a volte tessere le linee per far fare a Dio quello che in realtà noi vorremmo che Dio facesse. Dobbiamo imparare a ubbidire al Signore nelle piccole cose. Se impariamo a ubbidire al Signore nelle piccole cose, ci ritroveremo successivamente delle cose più grandi, più complesse, più importanti, forse dei messaggi ancora più forti da ricevere da parte di Dio, che ci permetteranno di crescere profeticamente, ministerialmente, caratterialmente, spiritualmente nelle vie del Signore. E quindi il Signore gli pone semplicemente questa condizione a Geremia: alzati, ho bisogno di parlarti, non ti voglio parlare mentre sei a casa tua, ti devi alzare, devi scendere, devi andare in casa del vasaio perché ti devo far vedere una cosa importante. Da quanto tempo stai cercando una risposta da parte del Signore? Non ti è arrivata ancora, è vero? Non è stata immediata, lo hai notato, ti stai scoraggiando, magari ti stai deprimendo. Ecco, non è che Dio si è dimenticato di rispondere. Il Signore ha preparato delle condizioni, delle circostanze che si evolveranno nella tua vita. E queste circostanze ti porteranno alla risposta di cui tu hai bisogno. Questa risposta non arriverà prima che queste circostanze si evolvano. Perdonami la franchezza, non arriverà sul divano di casa tua, non arriverà mentre sei a casa tua, non arriverà mentre ti lamenti, mentre ti scoraggi, mentre ti rattristi, non ti arriverà, perché il Signore, chiedo perdono diciamo a tutti quelli che lavorano in questo ambito, tra l'altro anche io per vocazione, chiedo perdono il riferimento, il Signore non è un assistente sociale che deve ascoltare i nostri problemi. Il Signore è Dio e vuole intervenire nella nostra vita. Amen. Non è lo psicologo che ascolta per farti sfogare. A lui gli va anche bene che ti sfoghi. Ve lo dice uno che si sfoga dalla mattina alla sera. Chissà quale giorno di questo il Signore dice: ma basta, ma ti devi fermare. È già troppo tutto quello che mi stai dicendo, i nostri sfoghi, i nostri lamenti, anche i nostri pianti. Il Signore è un grandissimo ascoltatore. Alleluia.
ma non è che il Signore cede ai nostri apparenti bisogni, perché il Signore sa le cose di cui necessariamente abbiamo bisogno. E parto dal significato di una parola che in ebraico forse potrebbe essere sconosciuta per alcuni di voi, ma ve la voglio spiegare. La prima parola, il primo cambiamento che Dio sta operando nella vita di Geremia è questa parola: alzati. Alzati. Vi assicuro, anche se non so che cosa Geremia stava facendo, ma vi assicuro che Geremia non è che era seduto, sdraiato. Il Signore dice: alzati, perché questa parola in ebraico e anche nel greco biblico ha a che fare niente che meno con una nuova condizione di vita. Sapete una cosa, fratelli? Il termine risurrezione viene tradotto con alzarsi, e Geremia deve in qualche modo, se vuole una parola potente per il suo popolo, risuscitare da questa condizione. È un tempo difficile per Geremia, e quando parlo di Geremia non parlo di Geremia come il profeta di quel tempo, parlo come chiesa del Signore, seduta troppo a lamentarsi, troppo a piangere, troppo a vedersi intorno quello che non va. C'è sempre qualcosa che non va, non so se avete visto, vediamo sempre, spesso, qualcosa che non va nella nostra vita o anche nella vita degli altri. È vero, il dato di fatto è questo, potrebbe essere questo, che tante cose non vanno, però se cambia la nostra posizione davanti al Signore, forse Dio si ricorderà, anche per la Chiesa in Italia, per dargli una risposta potente, per un cambiamento potente, perché è quello di cui noi abbiamo bisogno. Ma prima di ricevere una visione, prima di ricevere una parola, prima di capire i problemi, dove e da che parte stanno e come dobbiamo affrontarli, è necessario che cambiamo atteggiamento nella nostra vita. O meglio, dobbiamo vivere, comportarci da persone risuscitate, vivificate. Paolo dice che noi non siamo più nel peccato. Fratelli, non siamo più nel peccato. E io lo spero per tutti quanti voi anche. Non siamo più sotto la signoria del peccato. Siamo stati vivificati. Sapete cosa vuol dire vivificato? Siamo stati resi vivi. E tali siamo. E tali dobbiamo essere nella presenza di Dio. Tali dobbiamo essere durante i culti. Tali dobbiamo essere durante l'adorazione. Tali dobbiamo essere durante la testimonianza. Tali dobbiamo essere, parlo di me, durante la predicazione. Non morti, dobbiamo alzarci al cospetto di Dio, perché Dio ci ha resi vivi e il suo spirito che è in mezzo a noi. Geremia, alzati. È importante questo monito che prendiamo stamattina da parte del Signore. Alzati. A volte viviamo in una condizione spirituale tremenda. Non parlo di voi, parlo di me. Vengono dei momenti, dei venti, l'ho definita con il fratello Arturo riguardo ad una situazione che stavamo vivendo nel campo missione, una tormenta, un vento che non si ferma, che soffia, che batte, no? E abbiamo due possibilità, fratelli. Quando il meteo, a proposito di meteo, non è questo il mese di maggio in Lombardia, per i fratelli che ci stanno visitando, è strano anche per noi, ma a volte quando soffiano questi venti abbiamo due semplici possibilità: o arrenderci, piangerci addosso e dire non va bene, non va nulla bene, basta. E questo avviene forse più spesso rispetto a quando invece proviamo a incoraggiarci.
vogliamo che gli altri ci aiutano, vogliamo che gli altri ci sostengano, vogliamo che gli altri ci capiscano, vogliamo che gli altri vedano, vogliamo che gli altri intervengano in nostro favore per noi. Oppure abbiamo un'altra possibilità quando soffia il vento: costruire le difese per resistere al vento. E le difese vengono dalla parola di Dio, dalle promesse che sono nella parola di Dio. E c'è uno in particolare, un uomo in particolare, che per anni ha vissuto, grazie a Dio, quello che nessuno di noi ha mai vissuto ancora, fratello. E dico ancora perché poi Dio sa ogni cosa. Giobbe, un uomo che ha visto i cicloni nella sua vita, familiare, figli, il suo corpo, le sue possessioni, i suoi possedimenti, le sue ricchezze. E quest'uomo, da quest'uomo è uscita questa frase, questa promessa. È lui che si è aggrappato a questa promessa. E al tempo di Giobbe non c'era la Bibbia, come ce l'abbiamo oggi noi, che possiamo sfogliarla, meditarla, capirla, vedere gli esempi che ci sono nella scrittura. Non c'era la scrittura. E da Giobbe viene questa meravigliosa frase che abbiamo citato, testimoniamo, raccontiamo, trasmettiamo, no? A volte senza manco rendercene conto della profondità di questa frase. Ricordate quale? Questa qui. Quando non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti. Sappilo aspettare. Che cosa vuol dire quando non lo scorgi? Che arriveranno momenti nella tua vita che non vedi il Signore, non lo scorgi, la pioggia, il vento che soffia contro le tue finestre, che non riesce a vedere, il buio, no? E Giobbe è arrivato un momento che pur essendo giusto e pio non avrà più visto il Signore, avrà detto l'ho perso, non c'è più, ma abbandonato, avrà detto forse avrò fatto chissà che cosa, non c'è più speranza per me, no? Sono frasi che vengono fino a che lui non trova quiete nella presenza di Dio, e da lui esce questa frase bellissima: sappilo aspettare, no? Non vuol dire che tu non lo vedi, che la tua causa è in mano al diavolo, in mano agli altri. Aspettalo in questo furore, aspettalo in questa tempesta. Tra l'altro c'è un altro brano della scrittura che dice che Dio ci parlerà dal seno della tempesta, quindi la tempesta non è fatta soltanto di lampi e tuoni o di pioggia o di grandine, da questa tempesta che ti sta tanto spaventando arriverà la parola del Signore. Sappilo aspettare. Geremia, alzati e scendi in casa del vasaio. La seconda cosa che viene fuori da questo brano, sapete cosa? È che Geremia è un grande profeta, ma adesso non è lui che deve insegnare, è lui che deve ricevere, e deve ricevere dal vasaio, da un uomo che fa il suo lavoro ogni giorno. La parola di Dio ha un'estrema praticità, fratello. Arriverà il tempo in cui noi abbiamo bisogno di ricevere dagli altri, e lo dobbiamo permettere a Dio di insegnarci dagli altri. Non dobbiamo avere paura che altri ci insegnino, ci diano la parola di Dio, ci indichino, ci consiglino, perché è importante che noi comprendiamo anche i nostri limiti, e se non arrivano le tempeste grosse noi non riusciamo a capire quanto siamo limitati, non riusciamo a capire quanto bisogno abbiamo degli altri a partire da Dio, quanto bisogno abbiamo di Dio. È vero che abbiamo bisogno di Dio, chi lo dice che non abbiamo bisogno di Dio? Ma una delle cose più sbagliate che possiamo fare nel campo di Dio e che quando arrivano i momenti difficili dire me ne sto a casa, non voglio sapere più niente, tanto, no? Quante volte cadiamo in questo luogo comune, tanto il Signore è con me, è a casa, non ti vedo in chiesa,
non ti vedo da un sacco di tempo, dove se no, ma tanto non ti preoccupare, il Signore è con me, a casa. Anche Geremia era a casa. Geremia, alzati, esci da casa tua, a volte questa casa, anche la nostra casa. Mi state seguendo? Mica vi state addormentando? Anche la nostra casa, ascoltate bene, perché voglio dirvi una cosa molto forte, può diventare una prigione. Ti chiudi con i tuoi, serri la porta di casa, non vuoi sapere più niente, e in casa tua trovi lacrime, sofferenza, motivazioni che vengono meno. In questo il Signore è veramente uno psicologo. Prendi aria, Geremia, esci da casa, fatti una passeggiata per le strade, inizi a camminare, guarda la gente, arriva in casa del vasaio e ti faccio vedere una bella cosa. Ti parlerò da questo negozio, da questa fabbrica, da questo artigiano, e lì ti farò udire le mie parole. Allora Geremia dice: io scesi in casa del vasaio ed ecco la prima cosa che vede, notate bene fratelli, non vede il vaso, vede la ruota. Stava lavorando alla ruota. La prima cosa che vede è la ruota. Non vi sembra un po' strano? In casa del vasaio, io sarei entrato nella casa del vasaio e avrei iniziato a vedere tutti i vasi in esposizione, che bello quello. E invece la prima cosa che vede è la ruota. La ruota sulla quale verrà poggiato il vaso. Una delle cose che dobbiamo fare, fratelli, è smettere di guardare a noi stessi. È più importante la ruota che la nostra vita. Com'è? Fratello, stai dicendo una cosa pesante, importante. Certo, perché la nostra vita dipenderà dal giro di questa ruota. Se tu l'hai messa, la tua vita, nelle mani di Dio, sappi che non è la tua vita importante quanto lo sono le mani di Dio che reggono la tua vita. Non possiamo mettere gli occhi solo sulla nostra vita senza renderci conto su cosa siamo appoggiati, su dove siamo stati appoggiati. Alcuni di noi sono vasi appoggiati sulle mensole per apparire, per essere belli agli occhi degli altri. Guai a toccarli, si spaccano subito, si lesionano tutti, sono in vetrina, belli da vedere, ma poco, poco per poterli usare. Ciò che conta sono le mani di Dio che stanno compiendo un grande lavoro nella mia e nella tua vita. Togliamo gli occhi dalla nostra vita e mettiamoli sulle mani di Dio. Io voglio essere interessato a vedere quello che Dio farà, quello che Dio ha preparato nella mia vita, quello che sarà fra un domani. Spesso ve lo dico con tutto il cuore, e non è depressione, penso che i miei anni hanno poco davanti. Ne parlavo proprio con il fratello, dicevo: che cosa strana, sono arrivato a San Giuliano, tra l'altro oggi 17 anni, e sono arrivato a San Giuliano che ero un ragazzo, e insieme con mia moglie pensavo, sono passati 17 anni, e in questi giorni pensavo, fra 17 anni, non vi dico quanti anni avrò, ma fra 17 anni non avrò più la forza per pensare a quello che ho pensato 17 anni fa. Io voglio guardare sulla ruota, non sul mio vaso. Non voglio dire: ah, guarda quanto è bello, guarda cosa ha fatto, non mi interessa. Perché anche il mio vaso, non ci rimanete male, fratelli, come il vostro, si può guastare. Anche dopo 17 anni si può guastare, anche dopo 25 anni di fede. Voi pensate, fratelli, che gli anni di fede siano il certificato di garanzia della nostra resistenza? No.
i nostri anni di fede possono essere semplicemente la garanzia per benedire il Signore per la sua fedeltà. Ma non ci permetteranno mai di guardarci allo specchio per dire: ah, guarda quanto ho fatto, quanto è bello, perché è la sua grazia e la sua fedeltà che ci ha portato fino adesso. Ma non sappiamo se possono soffiare venti oltre le nostre possibilità di resistenza, e non possiamo sapere se si può guastare il nostro vaso. Continueremo a sperare nel Signore, continueremo a guardare al Signore, e se si guasta, il Signore lo prende in mano il vaso e lo fa di nuovo da capo, perché Lui è interessato alla nostra salvezza. Sapete qual è l'interesse di Dio prima di ogni altra cosa? È che io e te un giorno entriamo in cielo e ci godiamo l'eternità. Questo è l'interesse migliore che Dio sta provando per la nostra vita. Ha anche altri interessi il Signore, ha interessi che viviamo bene su questa terra, ha interesse che ci fidiamo di Lui, ha interesse che lo adoriamo, ha interesse che siamo gioiosi di averlo ricevuto. Alcuni non danno proprio l'immagine della gioia, alcuni. Non so se erano più gioiosi prima di conoscere il Signore o dopo. Cantate al Signore un cantico nuovo. Entrate nella sua assemblea con canti di gioia, con canti di liberazione. Addirittura un salmo dice che è già nei cortili, ancora prima di entrare nel luogo santo, già nei cortili dobbiamo entrare con canti di lode. Cosa significa nei cortili? Dobbiamo arrivare preparati nella presenza di Dio con un cuore attento, pronto, capace di ricevere le cose migliori che vengono dal cielo e che ci sono nel cielo e che Dio ha preparato per noi. Gli occhi erano poggiati sulla ruota. Entrò e la prima cosa che vide non era l'argilla, ma era la ruota. Egli stava lavorando alla ruota. E poi gli occhi sull'argilla. E la prima cosa che vede, non vede un vaso che esce subito perfettamente fuori e quindi si può complimentare indubbiamente con questo vasaio. No, no, la prima cosa che vede è proprio la prima immagine che vede, è quella di un vaso che si guasta. Non deve essere il massimo, eh? Tu entri in un negozio di esperti, entri, vai da un artigiano e vedi che qualcosa va storto. La prima cosa che ti viene da pensare è dire: forse ho sbagliato artigiano. Questo un vaso, ho visto farlo e si è anche guastato. Non è buono, forse non è il suo mestiere. Fratelli, chissà quante volte, senza pronunciarlo, abbiamo pensato che Dio aveva sbagliato nella nostra vita. Chissà quante volte abbiamo detto: Signore, perché hai fatto così? Signore, però questo no. Non abbiamo detto per sacro timore: Signore, hai sbagliato. Però con gli atteggiamenti tante volte l'abbiamo detto, l'abbiamo pronunciato. Non ci siamo andati più in chiesa, non eravamo d'accordo con quello che il Signore faceva, no? E a un certo punto ci siamo veramente ritrovati guastati. Il vaso fuori non è potuto venire subito, non è stato prodotto immediatamente. Però ciò che mi colpisce in questo brano è che il vasaio sapeva che il vaso si poteva guastare. Quindi non rimane male l'artigiano, non dice: no, come ho fatto? Quindi non rimane sorpreso. Mi sapete dire perché? Perché era scarso, perché non era buono. Sapeva che, come Gennaro, che i conti in matematica non tornavano. Sapete perché sapeva che si guastava? Perché conosce l'argilla.
e l'argilla conserva sorprese nelle fasi di processo per arrivare a essere un vaso. Forse delle pietre piccole, minute, forse dell'aria, forse non lavata bene, perché sapete che è stata dalle rocce. E quindi l'artigiano sapeva, lo dice lui, sentite, il vaso che faceva si guastò, sentite bene, come succede all'argilla in mano del vasaio. E quindi, se il tuo vaso si è guastato davanti al Signore, forse ci sei rimasto male tu, forse ci è rimasto male il fratello, forse ci è rimasto male chi ha messo gli occhi su di te e non sulla ruota. Ma permettimi di dirti una cosa da parte di Dio. Dio sapeva. E non si è scoraggiato il Signore. Non ha detto questa argilla ne è buona. Ha iniziato a farlo da capo. E vado verso la conclusione. Una delle cose che mi colpisce di Dio nel dialogo che compie con Mosè, se vi ricordate, nei capitoli dell'Esodo 32, 33, 34, a proposito del vitello d'oro, quando il Signore vuole distruggere il popolo di Israele e Mosè intercede, nella parte finale dell'intercessione, quando Mosè, diciamo, sta per vincere, va con l'intercessione, sta per far cambiare idea al Signore, perché poi alla fine questo è il termine, Dio cambiò idea, che doveva andare avanti con questo popolo, ad un certo punto Dio manifesta, il Signore manifesta a Mosè qual è la sua preoccupazione e il motivo per il quale lui deve cambiare atteggiamento nei confronti del popolo di Israele. Ed è proprio questo, simile all'argilla. Dice: io farò un'opera nuova che non avete mai sentito parlare. Vi ricordate questo passo? Non avete mai sentito parlare di quello che io sto per fare. Un'opera nuova che chiunque si meraviglierà. E qual era questa opera nuova? Era questa qui. Da questo momento voi non andrete più avanti sulla vostra fedeltà. E Dio dice a Mosè: perché se io continuo ad andare avanti con voi sulla base della vostra fedeltà, voi continuate a venire meno. E quindi già so, Dio sta dicendo, che l'argilla si guasta di nuovo più avanti. E allora, dice Dio, da questo momento farò una cosa meravigliosa. Che cos'è questa cosa meravigliosa? Tutti che ascoltano. Da questo momento il piano, il mio piano per Israele, non si baserà più sulla vostra fedeltà, ma sulla mia fedeltà. Io porterò avanti questo popolo. E se, questa frase la conosciamo tutti, se vi ricordate, e se tu sarai infedele, qual è la seconda parte? Io sarò fedele. Alla tua infedeltà io ti risponderò con la mia fedeltà, perché la tua infedeltà non è rinnegamento, non è apostasia, la tua infedeltà è caduta e io ti riprendo, ti lavo, ti fascio, ti curo, come l'aquila, no? Che dà una mano ai suoi piccini e insegna a volare. Ma se mi rinneghi, io ti rinnegherò. Una cosa è scivolare ed essere infedeli, possiamo appoggiarci sulla fedeltà di Dio. Se il vaso si guasta, il Signore lo fa di nuovo da capo. Un'altra cosa è rinnegarlo e bestemmiare l'opera dello Spirito Santo, e questo peccato non trova perdono, non trova accoglienza da parte del Signore. Il vaso che faceva si guastò e termino. Come succede, fratelli, sapete una cosa? A me mi consola questa frase. Come succede all'argilla in mano del vasaio? In poche parole, questo artigiano già si aspettava che sulla ruota si poteva guastare. Non si scoraggia, non chiude il negozio, non dice basta,
ve lo dico in napoletano, va bene? Basta, non voglio fare più niente. A volte noi così facciamo, buttiamo come i bambini giocattoli nell'aria e andiamo a piangere altro. Dio non è così. Dio sa come siamo fatti. Dio lo sa che forse durante il cammino ti guasterai, mi guasterò, ci guasteremo. Ma noi possiamo appoggiarci sulla fedeltà di Dio. Fratelli, umanamente parlando, non è normale che c'è un agnello che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Dio ha creato Adamo ed Eva e li ha posti nella perfezione del suo giardino, del suo paradiso, dell'Eden. Ma Dio sapeva che Adamo ed Eva, pur essendo fatti dalla sua mano, erano come argilla, che si sarebbero potuti guastare. E Dio ha provveduto una ruota che si chiama croce, si chiama Calvario, e chi passa su questa ruota ha il perdono dei peccati, oltre che la speranza di ricevere una nuova vita. Serviamo il Signore e alziamoci dalla depressione, dalla rassegnazione. Apri le persiane, apri le porte, esci per le strade e vai verso la parola di Dio, perché Dio ha un piano, ha una parola profetica, ha qualcosa di importante da comunicartelo, e lo farà attraverso le circostanze della vita. Forse non la riceverai attraverso un pastore, forse non arriverà il profeta a casa tua, forse non arriverà l'unto, no, come a volte erroneamente noi diciamo l'unto del Signore. L'unto del Signore è il Messia. Siamo tutti unti, non sono io l'unto del Signore. Dice Pietro che noi abbiamo ricevuto l'unzione del Santo, siamo tutti entrati nella nuvola della presenza di Dio. Poi abbiamo ognuno di noi i doni, i carismi, i ministeri diversi, ma se parliamo di unto dobbiamo parlare del Figlio di Dio, e lui il Messia. Ma detto questo, non arriverà un predicatore speciale, non arriverà un pastore, forse Dio ti parlerà attraverso una circostanza ordinarissima, una cosa così normale, forse, permettimi anche di dire, spiritualmente il livello forse è basso, ma a Dio gli piace ogni tanto prendere le cose che non sono per svergognare le potenti. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia.